Valamogulis, ragazzi, dopo la lunga pausa fatta per concentrarci su House of the Dragon, torniamo a parlare anche di Jon Snow con la nostra serie in cui stiamo analizzando la sua storia capitolo per capitolo e siamo arrivati al terzo libro. Ci eravamo proprio fermati col finale di Scontro di Re, adesso è il turno di Tempesta di Spade e in questa serie vedremo dei piccoli cambiamenti. Innanzitutto sappiamo che Jon è entrato a far parte del Popolo Libero, di conseguenza abbiamo perso il nostro punto di vista sui Guardiani della Notte e questo ruolo viene ereditato da Sam Tarly, che diventa il nuovo POV, che ci permetterà di capire e scoprire cosa succede nei ranghi dei Corvi Neri. Quindi quando sarà il momento di analizzare praticamente gli stessi eventi, ma dal punto di vista di ciò che avviene alla barriera, di come vivono quella situazione alla barriera, ci toccherà anche analizzare i capitoli di Sam. Quindi faremo questa parte di viaggio di Jon, sarà il viaggio di Jon e Sam, perché a questo punto entrambi i loro POV ci daranno una visione completa più o meno delle stesse meccaniche di gioco in questo gioco del trono. Inoltre, per nostro sommo dispiacere, non ci saranno più le immagini da fumetto di Game of Thrones, perché i fumetti sono fermati al secondo libro, quindi non abbiamo immagini fighe, tra l'altro, per Tempesta di Comodissime. Spade, comodissime per Tempesta di Spade. Ci dobbiamo arrangiare con la serie e con le immagini che magari si trovano in giro. Oggi però non analizziamo né un capitolo di Jon né uno di Sam, ma il prologo del terzo libro che ci dà un nuovo punto di vista sui Guardiani della Notte tramite Chet, perché lui è il vero protagonista della saga. È un personaggio in realtà che abbiamo già conosciuto in questa serie perché era un aiutante di maestro Aemon, si occupava soprattutto dei corvi, però lui ha perso questo lavoro proprio a causa di Jon, ma soprattutto di Sam che ha preso il suo posto, dato che è anche migliore, dato che sa leggere, sa scrivere, eccetera, eccetera. E quindi Chet è stato spostato, adesso si occupa dei cani ed odia Sam con tutto il suo cuore proprio per questo, perché lavorare per maestro Aemon era più semplice, più comodo, più sicuro, di conseguenza odia il suo attuale lavoro e chi lo sta svolgendo. Chet odia tutto, di base Chet è uno dei personaggi più detestabili mai scritti da Martin. È finito alla barriera per aver ucciso una donna che non gliela voleva dare, quindi detto proprio semplicemente è uno stronzo. E pensa che tutti quanti quelli che lo circondano siano degli idioti, insulta continuamente e costantemente tanto Jon quanto Sam. Prova un risentimento fortissimo, soprattutto per Sam, e anche per i cani non si riservano, certo, carezze e coccole, e infatti semplicemente prende a calci i cani di cui si occupa spesso e volentieri, lamentandosi del freddo che deve sopportare servendo alla barriera e non nella voliera di Maestro Aemon. E se tutto ciò non bastasse, in questo capitolo sta organizzando un ammutinamento contro il Lord Comandante Jeor Mormont. Però, prima di analizzare Chet e le sue vicende, anche in realtà sfortunate dal suo punto di vista, vediamo in che situazione si trovano i Guardiani della Notte a questo punto della storia. Ricorderete, il Lord Comandante aveva mandato tre spedizioni in avanscoperta per scoprire cosa stava succedendo tra i ranghi dei Bruti. Finora solo un gruppo è tornato a casa, quello capitanato da Thorin Smallwood, il quale ha scoperto che l'intero Popolo Libero si è messo in marcia sotto la guida di Mance Rayder e che sono diretti a sud seguendo il corso del fiume Latte. I suoi esploratori hanno contato circa 30.000 uomini e probabilmente ce ne sono anche molti di più, e c'è effettivamente un'avanguardia composta da 500 uomini. I più esperti sono addirittura a cavallo, guidati da Armatesta di Cane. Il problema qual è? Questo è un esercito anche abbastanza normale, solo che in condizioni normali, per l'appunto, vedere anche solo 10 bruti a cavallo tutti insieme è qualcosa estremamente rara. Questo è un vero e proprio esercito per i canoni dei Bruti. 500 uomini a cavallo sono tantissimi. Nel giro di 10 giorni questa avanguardia arriverà al pugno dei primi uomini, quindi ci si deve preparare. Anche perché sì, l'antico avamposto dei primi uomini è stato fortificato al meglio delle possibilità dei guardiani, si sono arrangiati anche creando delle trappole, però contro una forza così grande non possono resistere. A questo punto le opzioni sono due: o fuggire e tornare alla barriera, mettersi al sicuro dietro l'immane fortezza di ghiaccio, oppure partire all'attacco. E questa è l'idea proprio di Thorin Smallwood, che propone di partire verso nord e poi verso ovest e nascondersi
nelle montagne che si trovano lì, far passare l'avanguardia di arma, quindi evitare gli uomini più esperti dei bruti, per attaccare e caricare direttamente il grosso dell'esercito del popolo libero, anche se quel grosso forse non è neanche un vero e proprio esercito. Perché il punto da sottolineare, quello importante, è che non sta marciando l'esercito dei primi del popolo libero, sta marciando il popolo libero. Tutto quanto il popolo libero, donne, uomini, anziani, bambini, quindi attaccare probabilmente sarebbe anche una scelta giusta, perché non sono tutti uomini ben addestrati, coglierli di sorpresa, fare un sacco di vittime, magari nel mentre riuscire addirittura a raggiungere Mance Rayder per un attacco a sorpresa, ferirlo o ammazzarlo, potrebbe essere effettivamente un qualcosa di un'opzione migliore per i Guardiani della Notte, sebbene di base un attacco suicida. Però per quanto possa sembrare folle questo piano, sappiamo che effettivamente Stannis dimostrerà che con molti meno uomini dei bruti si può sfruttare le migliori armi e la maggiore disciplina di un esercito del sud per mandare in fuga i bruti, ci riuscirà. La differenza è che Stannis non ha solo 300 uomini, sicuramente ne ha molti di più, ma soprattutto i suoi soldati sono effettivamente disciplinati, invece i Guardiani della Notte, stiamo vedendo, sono molto stanchi, ma soprattutto insofferenti. E il più insofferente di tutti è proprio il nostro caro amico Chet, che si lamenta della qualsiasi cosa e nel bel mezzo di una battuta di caccia all'orso, tu guarda caso, proprio all'orso, proprio la all'orso. Battuta di caccia. Chissà perché. Per cercarlo uno, ucciderlo e nutrirsi la sua carne, in realtà quello che sta organizzando è una caccia a un orso ben diverso. Infatti ha trovato un certo numero di confratelli con cui organizzare un vero e proprio colpo di stato ai danni del povero Jor Mormont. Chet e i suoi valorosi amici e compagni hanno deciso quindi di disertare quella stessa notte, solo che non possono semplicemente andarsene perché verrebbero poi inseguiti, catturati e giustiziati. Quindi il piano di Chet, che è anche abbastanza furbo, prevede di uccidere innanzitutto degli obiettivi specifici. Durante il terzo turno di guardia, lui e i suoi compagni entreranno di soppiatto nelle tende di alcuni loro compagni, tra cui il Lord Comandante dei Guardiani della Notte, Jor Mormont, in modo da lasciare il gruppo senza una guida, e anche Sam, un po' per vendetta perché Chet lo odia, un po' perché Sam si occupa dei corvi, quindi senza di lui la notizia della diserzione non potrà arrivare alla barriera, non ci sarà l'allarme e loro saranno più liberi di scappare. Nel piano ci sarebbe anche l'idea di sbarazzarsi dei Rangers per evitare che vengano inseguiti, che le loro tracce vengano rintracciate così che possano essere ritrovati. Tutti quanti i compagni di Chet vogliono scappare, il pericolo è troppo, la situazione è complicata, e Chet ha anche un piano, lui vuole questo piano glorioso, cioè trovare un rifugio, un riparo nella notte, trovare un posto dove non debba più soffrire il freddo o la minaccia di morte, rimanere a nord della barriera, al sicuro. Nella fortezza di Craster, che vuole uccidere e gli vuole pure fregare l'harem. Questo è un deficiente. È uno stronzo e un deficiente. Però il suo piano, diciamo, ha un suo senso nella sua mente, anche quasi perfetto in tutti i suoi passaggi, solo che lui non ha considerato la legge di Murphy, cioè se qualcosa può andare storto lo farà, e va tutto storto, ma proprio tutto. Innanzitutto quella sera il Lord Comandante richiama le truppe a sé e fa un discorso in cui spiega sostanzialmente di aver preso una decisione e praticamente vuole seguire il piano di Thorin Smallwood, quindi non aspetteranno l'arrivo dei bruti, saranno loro ad attaccare. Ovviamente non tutti gli uomini sono convinti alla prospettiva, però Geralt fa un bel discorso di quelli belli che rinvigoriscono l'animo, concluso tra l'altro con il giuramento dei Guardiani della Notte, per rendere tutto quanto un po' più solenne, e alla fine la maggior parte dei confratelli sembra anche placarsi. Però non proprio Chet e i suoi congiurati, che, visto maggior ragione l'imminente pericolo di marciare contro i bruti, devono scappare, sono sempre più convinti all'idea di scappare. Però più tardi, quella sera, un freddo innaturale arriva sul campo, perché già fa freddissimo, però fa ancora più freddo, e Chet nota dei fiocchi di neve. Sta per nevicare, sta per arrivare probabilmente una tormenta, e lui si dispera perché la neve rompe tutti i suoi schemi.
un po' perché la neve rallenterebbe la fuga dei disertori, un po' perché anche uccisi i migliori ranger in circolazione, con la neve fresca lascerebbero delle tracce che chiunque potrebbe seguire. In pratica non possono fare più niente, sì, non possono scappare, il suo piano è saltato. Quindi, il piano è saltato, ma Chet quantomeno si vuole vendicare, ce l'ha proprio a morte con Sam. Lo deve ammazzare perché, di nuovo, se non fosse per Sam, lui starebbe al calduccio accanto al maestro Eamon a badare ai corvi e farsi i cacchi suoi invece di stare lì a rischiare la vita. Deve ammazzare Sam. E ci arriva veramente vicino, lui va a 4-4 alla tenda di Sam, sta lì proprio per colpire, eppure il destino ancora una volta lo ferma. Perché si sente il suono di un corno che sveglia Sam, che quindi si trova Chet nella nella tenda. E questo vuol dire che, essendo un solo suono di corno, dei ranger stanno tornando. E dato che tra questi ranger potrebbe esserci anche Jon Snow, grande amico di Sam, Chet non se la sente più di uccidere Sam, perché magari poi Jon capirebbe che è stato lui, comunque indagherebbe su chi è stato. Solo che il suono del corno viene seguito da un secondo suono, e questo vuol dire che i bruti stanno per arrivare, e quindi tutto il campo si mette in allarme e tutti un pochettino si cacano sotto. Tutti incominciano a prepararsi, Sam addirittura cerca goffamente di mettersi la cotta di maglia. Il corno suona un'altra volta, e questo suono non viene ripetuto per 3 volte da tantissimo tempo. La gente neanche si ricorda più che 3 suoni di corno per i Guardiani della Notte significa estranei. Gli estranei stanno arrivando, ed è qui, ai. Ed è qui che finalmente quello stronzo di Chet incomincia a farsela veramente addosso. Il capitolo vero e proprio si chiude prima dell'arrivo degli estranei, e in realtà non si vede neanche Chet morire, che è strano perché per tradizione il protagonista del prologo muore sempre, però ve lo anticipiamo, quando poi ci saranno i resoconti di quello che è successo con l'arrivo degli estranei sappiamo che anche Chet è morto, quindi salutatelo, questa è l'ultima volta che dovremo avere a che fare con sto stronzo. Per fortuna. Nella serie TV tutto questo POV, questo capitolo introduttivo, è stato completamente eliminato. Non c'è nessun Chet, non c'è nessuna vicenda simile. L'unica cosa più simile a quello che accade nel prologo del terzo libro è in realtà l'epilogo della seconda stagione di Game of Thrones, in cui vediamo l'esercito degli estranei avvicinarsi al campo dei Guardiani della Notte, in quella che forse è una delle scene più emblematiche finali delle varie stagioni di Game of Thrones. Quindi questo è tutto quello che rimane del prologo. Possiamo giusto sottolineare che questo prologo del terzo libro porta dei parallelismi col prologo del primo libro, perché se ci pensate entrambi i capitoli partono con un gruppo di 3 guardiani della notte che sono a caccia, però i guardiani della notte entro la fine di quel capitolo diventano prede perché arrivano gli estranei. Poi vabbè, nel capitolo iniziale proprio c'era il duello con gli estranei, qui viene solo accennato il loro arrivo. Però bene o male Tempesta di Spade forse è il libro con più comparse degli estranei, fanno qualcosa in più rispetto a tutto il resto. Sì, sì, effettivamente. Quindi sì, rimaniamo anche sull'attenti da questo punto di vista. Quindi sta per iniziare una bella stagione di avventure per Jon e Sam in odore di freddo, morte, ghiaccio, guerra, quindi prepariamoci perché sta per arrivare la ciccia, quella bella grossa, quella che fa piangere, e sarà divertente arrivare al finale di Tempesta di Spade. No, divertente non è la parola giusta, però dai, è simpatica la storia di Jon e anche di Sam in questo libro. Va bene ragazzi, noi vi ringraziamo per l'attenzione, se vi è piaciuto questo video e per rimanere sintonizzati mi raccomando iscrivetevi, accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati, lasciate mi piace, commentate, condividete, dateci sotto. Come al solito vi ricordiamo che in descrizione trovate il link per il nostro Patreon e diventare guardiani della notte, quindi aiutare Sam e Jon a difendere i 7 regni dall'arrivo di qualunque cosa. Però mi raccomando, chi ha come username Chet verrà immediatamente ucciso, perché è meglio digitalmente, verrete cacciati dalla nostra piattaforma Patreon. Non ci fidiamo, chissà perché. Guarda, dopo questo video, insomma. E poi c'è anche il link per Pampling, dove potete comprare un po' di tutto, ma soprattutto magliette, magari tra un po' anche felpe, dato che arriva l'autunno, a tema nerd, con una grafica come queste qui, con Daenerys, con Pokémon, con robe di qualsiasi fandom. Se lo fate, codice sconto Stannis, che arriverà anche lui, sì, entro la fine di Tempesta di Spade, che bello, questa serie. E quindi niente, ci porterà calzini e cashback.
Bello, e bello. Morte. Boh, soprattutto morte, ma anche vittoria. Vittoria, certo. Insomma, ecco, insomma. Perché ragazzi, Stannis, perché Stannis, per forza. Realtà... E guardatevi Chaos, dove c'è uno Stannis irriconoscibile che interpreta Prometeo. Vado, Irish. Sì, a caso, debotto senza senso. C'è uno screenshot di Stannis in Chaos.